Sto legando i pomodori solo nel mio orto e già il terzo palco che faccio, vedete, mi sono accorto, insomma, che abbiamo un inizio di peronospora, eccola qui. Qui ne abbiamo una, qui ne abbiamo qualcun'altra. 7-8 giorni fa ho fatto il primo trattamento con zeolite ed estratto di castagno, vedete? Vedete? Sono rimaste leggermente macchiate, giustamente, con l'estratto di castagno che aderisce molto. Questa sera invece farò il trattamento con estratto di castagno, bentonite e caolino, che è il mio primo trattamento preferito perché ricopre completamente le piante, le fa diventare biancastre e fa veramente un grande effetto di schermatura sia dai raggi solari che dall'umidità. Anche la zeolite fa il suo lavoro e lavora molto bene, quindi io le alterno una volta l'altra. Anticipo l'intervallo tra un trattamento e l'altro perché siamo a giugno e non devono essere così le foglie, però purtroppo ha piovuto sempre qui come in tutto il resto d'Italia e quindi bisogna correre ai ripari, quindi anticipo un po' il trattamento. Ci vediamo dopo, vi faccio vedere le varie fasi di preparazione e l'irrorazione. Questo video è dedicato a chi ha l'orto, a chi ha problemi di peronospora e a chi non ha mai seguito i miei video negli ultimi 2-3 anni. Vi spiego il perché. Questo è un Tris prodotto che io uso ormai da 4 anni circa ed è eccezionale contro la peronospora, contro l'oidio, contro le cime. Stiamo parlando di prevenzione e stiamo parlando di un piccolo orto domestico. Se siete coltivatori, io non vi devo insegnare nulla assolutamente. Se avete un orto veramente grande, che fate vendita anche magari diretta, sì, lo potete fare, però ha un costo importante. Invece per il piccolo orto questo è eccezionale e ve lo dico perché veramente lo uso da anni. Allora, in questo video vi parlo di questo tris di prodotti completamente naturali. Parliamo di un estratto di castagno, parliamo della bentonite e qui dentro non ve lo faccio vedere perché si è aperta la confezione del caolino, mischiati insieme in alcune dosi ben precise, hanno un effetto coprente sulla pianta, hanno un effetto coprente sul frutto, quindi è resistente alle scottature e poco visibile le cimici. Siamo a giugno, tempo poche settimane arriveranno nei nostri orti anche le cimici, ma soprattutto previene alla grande la peronospora. Io l'anno scorso l'ho bloccata anche con questo sistema qui e dall'anno scorso utilizzo anche la zeolite sempre con l'estratto di castagno, quindi io alterno i due trattamenti. Anche quello è un trattamento eccezionale. Dai, ci vediamo dopo la sigla, vi faccio vedere un po' le dosi e a cosa serve. Rieccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso. Innanzitutto non lo faccio mai, ma questa volta, visto che oggi ho visto le statistiche del canale YouTube, siamo in 48.000 iscritti. Grazie, grazie veramente di cuore, perché come ho sempre detto non è un canale fashion, non è un canale di quelli che può attirare tantissime persone, però io parlo di cose semplici, i miei video sono sempre molto semplici, il più sinceri possibile, ho pochi effetti speciali, quindi questo magari può attirare poche persone. Per lo speciale dei 50.000 iscritti, che dovrebbe arrivare intorno ad agosto, insomma più o meno, adesso qualche centinaio in più in meno, farò un video molto particolare, probabilmente mi vedrete in video per la prima volta e quindi insomma ci sarà poi da ridere perché non sono abituato a essere ripreso dalla telecamera. Va bene, allora detto questo torniamo a noi. Allora cominciamo dall'estratto di castagno, è un corroborante completamente naturale, è estratto dal legno di castagno, è un concentrato di sostanze polifenoliche, aiuta come adesivante di quello che metteremo poi dopo, delle altre polveri di roccia, e ha un gusto estremamente amaro per eventuali insetti che ci si posano sopra, quindi per loro è sgradito, non gli va bene e va benissimo a noi perché oltre a proteggere le piante, le foglie e i frutti, gli dà anche dei nutrimenti importanti di cui loro hanno bisogno. Lo si può dare per via radicale o per via fogliare, noi lo daremo per via fogliare, di questo ne diamo 3 grammi litro. Ha un costo, vi dico subito, costa una ventina di euro, però io ce l'ho ormai da forse 3 anni, se ne usa veramente poco. Ah, ecco, anche in caso di grandinata questo va bene perché aiuta a cicatrizzare le foglie, i tessuti ed evita, nel limite del possibile, lo spaccamento dei frutti. Quando i pomodori, dopo un periodo di caldo, arriva la pioggia intensa, molte volte si spaccano, ecco, con questo magari riusciamo ad alleviare un po' questo sintomo. Dunque vediamo adesso la bentonite, che è questa. Io ho tutto biochi perché è quello che costa di meno, e la qualità è ottima, lo uso da anni, ma se trovate qualcosa che costa meno di altre aziende vanno benissimo lo stesso, non è un video sponsorizzato. La bentonite è una argilla che, mischiata agli altri componenti, ha la funzionalità di assorbire l'acqua che si deposita sulle foglie, l'acqua, l'umidità ovviamente. Dove non c'è umidità difficilmente la peronospora o l'oidio attecchiscono e il concetto è molto semplice. Ha una elevata adesività, quindi la bentonite insieme al
strato di castagno, fanno corpo unico e si fermano sulle foglie dove le abbiamo irrorate. Alla fine del video vi farò vedere a distanza di 24-48 ore l'effetto che ha sulle piante. L'ultimo componente è il caolino, eccolo qui, è una roccia sedimentare costituita da argilla di silicato d'alluminio. In agricoltura il caolino si usa anche moltissimo sugli ulivi per evitare l'attacco della mosca dell'ulivo, crea un film sottile sulle foglie e sui frutti, riduce le radiazioni solari, i problemi di scottature e ostacola meccanicamente l'azione degli insetti dannosi, ma ci sono moltissime altre qualità e magari se volete sul blog ci sono un sacco di approfondimenti, vi lascio poi il link in descrizione. Allora cominciamo. Prima di iniziare però, quando si fa il trattamento? Il trattamento si fa di sera, dopo il tramonto. Lo faccio oggi nel pomeriggio perché mi prendo un rischio, perché è molto coperto, danno pioggia, ho sentito adesso tuonare, ovviamente con la pioggia non si può dare, se lo si dà e dopo piove bisogna rifare il trattamento. Io ho visto le percentuali di pioggia, pare che siano molto basse, è coperto e siccome nei prossimi giorni non lo potrò fare questo trattamento per una serie di motivi, mi azzardo a farlo ora, quindi voi non seguite il mio esempio, fatelo sempre la sera dopo il tramonto. Allora, estratto di castagno 3 grammi litro, si sbatte. Io ho messo un po' di acqua in questo contenitore, un po' di acqua in quella lattina lì, perché poi faremo tutto il miscuglio, lo miscelleremo bene là dentro e poi lo metteremo nella pompa a spalla o quella batteria. 3 grammi litro, 10 litri di acqua, 30 grammi. Scappato un po' di più e va bene lo stesso, lo scegliamo. Tende ad andare sul fondo, ma poi una volta che si miscela. Bentonite 4 grammi litro, quindi nel mio caso sono 40 grammi. Nel frattempo si miscela un po'. Del caolino invece ce ne va un po' di più, 40 grammi litro, quindi nel mio caso circa 400 grammi. Sono circa 4 bicchieri e mezzo. Qui bisogna avere un po' di pazienza, eh? È importante miscelare bene perché il caolino tende ad andare sul fondo, soprattutto nella pompa. Quindi se dovete poi fermarvi e non fare subito il trattamento, bisogna poi miscelare molto bene, altrimenti si deposita sul fondo e ottura gli ugelli. Vi farò vedere poi alla fine del video come pulire la pompa per evitare che gli ugelli sotturino. Ecco, viene fuori questa crema, vedete, molto densa. Verso tutto in questo contenitore, questa lattina, e poi continuo a miscelare. E si sporca un po', vi dico la verità, con la zeolite è molto più facile, ci sono meno componenti e il lavoro è più pulito, però vi assicuro, ma veramente ve lo assicuro, questo è un'altra cosa, ha una copertura superiore in tutto. Bene, si miscela tutto molto molto bene, dopodiché versiamo nella pompa e poi continuiamo a miscelare. Bene, siamo pronti, andiamo nel campo e speriamo che non piova, perché altrimenti abbiamo buttato tempo, soldi e fatica. Allora, poco prima di iniziare a irrorare il prodotto, ovviamente è iniziato a piovere, quindi ho aspettato un'oretta, le piante ancora sono bagnate, ma come vi dicevo non ho la possibilità proprio materiale di farlo nei prossimi giorni, quindi spero che non piova più, non dovrebbe piovere, e lo do lo stesso. Su cosa si può dare questo tristi prodotti? Ovviamente pomodori, peperoni, melanzane, meloni, angurie, fragole, tutto ciò che abbiamo nell'orto, zucchine ovviamente, io lo do ovunque tranne che sulle lattughe, per ovvi motivi, perché tanto non ha carenza. Lo date stasera, domani raccogliete e pulite, per il semplice fatto che è polvere di roccia, insomma, fin fine, ed estratto di castagno, non c'è carenza. Ecco, un discorso da fare, vedete, siamo in pieno giorno, il sole va e viene, come vi dicevo, non lo fate voi di giorno e fatelo la sera. Non lo do sui fiori, anche se non è fitotossico, però li imbratta e imbrattandoli do fastidio agli impollinatori, già ne abbiamo pochi. Allora cosa faccio? Siccome lo do per la peronospora, mi tengo basso, lo do sulle foglie in basso, da dove parte generalmente la peronospora. Poi la prossima volta, se riesco a farlo nell'orario giusto, allora lo do la sera e quindi posso darlo anche un pochino sui fiori, ma come vi dicevo, se non si imbrattano è molto meglio, eh? Ecco, guardate come restano, vedete? Mi avvicino, eh? Vedete questa patina bianca, una volta si asciuga diventa proprio bianco, e questo è importante per schermare dai raggi del sole e per schermarlo un po' agli occhi delle cimici. Cioè io negli ultimi anni che ho fatto questo trattamento ho sempre raccolto pomodori fino a stagione inoltrata, lo scorso anno addirittura siamo arrivati a novembre e l'anno prima mi sembra che era ottobre, ecco, è eccezionale.
insisto soprattutto sotto perché, come vi ho detto prima, le foglie cominciano ad ammalarsi dal basso. Per motivi di ripresa mi sono spostato su un'altra proda perché lì è un po' stretto. Spero che si veda un po' meglio, ma vi faccio vedere solo un po' di irrorazione e poi ci vediamo domani. Questo è un orto di circa 200 metri quadri, ci vanno circa 10-15 litri di prodotto. Se non piove, tra una decina di giorni farò il secondo trattamento con la zeolite, che uno l'ho già fatto. Ecco, vi faccio vedere solo sulle zucchine, sono molto giovani, le ho messe da poco, queste almeno. Le zucchine sono soggette all'oidio e quella polverina bianca che vedete sulle foglie, queste ancora non sono state colpite, però bisogna andare in prevenzione. Se hanno i fiori chiusi lo posso dare anche sui fiori, altrimenti no. Ecco, l'ultima ripresa, poi chiudo e vado avanti da solo. Qui ho dei cetrioli e ho ancora delle zucchine, ho dei meloni, anche questi ovviamente. Si può dare tranquillamente. Ok, dai, faccio vedere domani come sono rimaste le foglie, dopodiché ci salutiamo. Non ho mai avuto problemi di tuta assoluta sui miei pomodori da quando faccio questo trattamento, perché queste sostanze danno loro fastidio, da fastidio sia a chi depone le uova che poi alle larve stesse. Qui abbiamo dei cetrioli, vedete come sono, anche questi sono rimasti bianchi, abbiamo dei meloni, vi faccio vedere le zucchine, ecco qua, piccoline, eccole qui. Quindi questo tris di prodotti è assolutamente sicuro e certo, e soprattutto è testato dal sottoscritto nel mio piccolo. Questa è la quarta stagione che lo faccio, insomma. Se si rispettano le dosi non ci sono assolutamente problemi. Tutto l'orto l'ho fatto, ecco, vi faccio vedere ancora le melanzane. Eccole qua, le melanzane sono completamente bianche, ricoperte, e quindi qui non abbiamo problema né di peronospora né neanche di altri attacchi fungini. Lì abbiamo i peperoni. Insomma, potete darlo ovunque, tranne ovviamente ai fiori. Non succede nulla, però se non lo si dà è meglio. Ecco, vedete, ho risparmiato i palchi superiori per non sporcare i fiori, e questi sono i pomodorini imbrattati di questa sostanza. Bene, è tutto per questo video, spero che vi sia stato utile. Se dovesse venire a piovere in modo non insistente non succede nulla, le sostanze restano sulle foglie, quindi non succede assolutamente nulla. Se viene giù un acquazzone, allora bisogna ripetere il trattamento. Se non dovesse piovere, io la prossima volta, cioè fra una decina di giorni, darò la zeolite con l'estratto di castagno, quindi li alterno. È un pochino più veloce quello come sistema, copre di meno, ma ha sempre il suo bell'effetto, lavora bene, insomma è un buon prodotto anche quello lì. Giunti a questo punto, l'importante è sciacquare bene la pompa, se no è un problema grosso che poi si blocca. Allora si sciacqua grossolanamente, si mettono dentro 2-3 litri di acqua e contemporaneamente si tiene accesa la pompa finché non esce acqua pulita. Perfetto, può bastare, dai. Acqua pulita, abbiamo risciacquato tutto l'impianto e la pompa è pronta a lavorare nuovamente, così non si ottura di sicuro. Bene, è tutto per questo video, grazie per essere stati con me. Vi lascio il link in descrizione dei vari prodotti, vi andate a vedere. Se li trovate a meno prendeteli, perché hanno un costo, insomma, però come vedete se ne usa veramente poco, quindi durano parecchio. Condividete con i vostri amici, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Vi auguro una buona giornata, buon orto a tutti.